Chuck. Ehi, non mi avevo visto. Aspetta che vi pulisco perché siete tutti sporchi. Siete molto più belli adesso. Comunque, buona giornata a tutti aquilotti e benvenuti in questo nuovissimo video. Non me lo cagherà nessuno questo video perché è tipo da 6 mesi che non faccio un video, però credo che se non hai voglia di fare una cosa ti viene solo male, quindi è meglio non farla. Allora, questo è un video particolare perché non è un video con contenuti. Questo qua è un video che vi darà una notizia che mi darà a me, perché questo qua è un video per il me del futuro. Questa cosa che sto per dire non la faccio tanto per il riscontro, non la faccio per le views, non la faccio perché tanto so che non me la cagherà nessuno. A meno tu voli tanto, Federico, se io ti do una mazzetta tu mi sponsorizzi, lo so. Quindi, anche tu Wired puoi pensarci. Comunque, sì, sto diventando, cioè, non ho proprio un cavolo da fare. Ho deciso di intraprendere i daily vlog. Farò tutti i giorni un vlog. Hey! Oh! Farò tutti i giorni un vlog. Sì. E lo faccio per cercare, per avere un modo per riempirmi le giornate, cioè per spronarmi a fare qualcosa, per portare contenuti. Ma numero uno, cosa numero uno, è partito tutto da un progetto strano, del genere tipo capsula del tempo. Tecnologica, capsula del tempo tecnologica, perché farò questa serie di video che non so se saranno un video al giorno o un video dalla settimana che comprende tutti i giorni o tutte e due. Vediamo, se è una settimana che non faccio niente, forse sarà così. Però vabbè. E niente, adesso vi farò vedere come sarete voi e come sarò io nel futuro. Quindi ciao Riccardo del futuro. Spero che troverai una gran bella moglie. Comunque, questi sarete voi. Forbici. Cazzo, dove sono le forbici? Vabbè. Non mi importano le forbici quando è un coltello da caccia. Che non taglia. Ok. Apriamo. Voi sarete questi. Una Sony. Sono stupido. Yeah. Allora, fuoco. Ok. Sai come si va a fuoco? Cioè quando fai così e vai a fuoco. Ok, basta. Comunque, si era spenta la registrazione perché ho la batteria scarica. E allora si... one again. Apriamo sta cosetta qua. Ok. Quando avrò 5 milioni di iscritti darò in contest il coltello da caccia. Allora, questa qua è molto economica come macchina. L'ho trovata in strasconto del tipo 50% su Amazon. E quindi, boh, ne ho approfittato immediatamente. Perché di sicuro, cioè... boh, perfetto. E mi sembra di ottima qualità per il prezzo che costa. Perché non costa infinitamente tanto, ma fai video in Ultra HD e c'era scritto anche 4K, ma non...
Non credo il video, credo le foto. Vabbè, lo zoom è tutto. Però lo zoom, cioè, stica. Questi sarete voi. Questi sarete voi. Cioè, anch'io del futuro. Guardati, Riccardo, il futuro, quanto eri stupido a comprare soldi su soldi di cose. Vabbè. E niente, come impugnatura è buona. I materiali sembrano buoni. Non sembra troppo cinese. Hey! E poi la stabilizzazione automatica è l'unica cosa che non ha, purtroppo, è lo schermino orientabile, ma costa... Intanto la mia chitarra, però costa molto di più col suo schermino orientabile, cioè, tipo, vaffanculo. Perché poi questa era pure in sconto, quindi tra una balla e l'altra ho deciso di prendere questa e niente. Quindi da adesso vedremo come registra, tra 3, 2, 1... Mi vedete bene? Ovviamente la qualità non è paragonabile a questa bestiaccia qua. Però credo che si veda discretamente bene. Ovviamente l'audio è quello che è. Provvederò il più presto a procurarmi un microfono. Ma forse anche così non fa schifo. Io allora vi saluto e vi lascio a un time lapse che ho fatto con questa macchinina qua. E niente, sostenete il progetto, spammatelo anche a vostro nonno, così almeno avrò 6 visualizzazioni. Però vabbè, sti cazzi. E niente, buon tutto. I vlog incominceranno quando inizio la scuola, credo, o forse un po' dopo, però comunque di sicuro prima della fine di settembre. Ciao ragazzi, voglio bene.